Chiara, collegato in diretta con noi, è ora in Sicilia. In Sicilia sta tornando lentamente alla normalità la situazione dopo la protesta degli autotrasportatori e dei forconi. Allora ci colleghiamo in diretta con la nostra inviata Enrica Agostini. Enrica, com'è al momento la situazione? Silvania, buongiorno da Catania. Come vedete abbiamo cambiato la nostra postazione, non siamo più alla barriera dell'autostrada dove c'erano stati i blocchi in questi giorni, gli autotrasportatori, ma le marinerie, ma loro non vogliono più dire questo, dicono che qui c'è il popolo siciliano, si sono spostati al porto qui di Catania dove oggi pomeriggio faranno un'assemblea, vedete sono veramente tanti alle nostre spalle proprio per decidere il futuro di questa protesta. Ieri in realtà si era registrato questa spaccatura nel movimento Forza d'Urto con il presidente Ferro che aveva fatto ieri delle dichiarazioni proprio per abbandonare la protesta e spostarla a Roma, ma in un'assemblea spontanea ieri lo avevano destituito dal suo ruolo di presidente, quindi questa spaccatura c'è. Io sono qua in compagnia appunto di tutti i presidenti delle marinerie e degli autotrasportatori di Catania e sono ormai con il famoso, diventato ormai famoso presidente Richichi, che è il presidente degli autotrasportatori, ma è anche il vicepresidente di Forza d'Urto. Richichi, questo movimento si è spaccato, non esiste più. No, il movimento è qua, perché qui c'è il popolo siciliano. Se Mariano Ferro ha fatto le sue scelte, rimangono per lui. L'agricoltura, la pesca, noi siamo tutti compatti. Senta, come proseguirà questa protesta? La Sicilia sta tornando lentamente alla vita normale, il gasolio stamattina è arrivato ma è aumentato fortemente di prezzo. Ora come avete intenzione di andare avanti? Oggi pomeriggio avete chiesto un incontro con la questura. Perché? No, ancora non l'abbiamo chiesto. Oggi pomeriggio chiederemo un incontro col questore qui a Catania per vedere se ci autorizza dei presidi, perché noi dobbiamo in qualche modo manifestare. Per quanto riguarda il discorso spaccatura, no, a noi non ci interessa la spaccatura. Quello che a noi ci interessa oggi è che la Sicilia non merita lo scempio di uomini che se devono stare con la politica, stiano con la politica. Qui c'è il popolo siciliano che aspetta delle risposte. Sta dicendo che Ferro sta con la politica. Secondo me sì, perché se lui non ha niente a che vedere con la politica, era qui in mezzo alla gente come siamo noi, tutte le notti, tutte le sere, qui che stiamo lottando per il bene della Sicilia e dei siciliani. Comunque, voi martedì ci sarà questo incontro a Roma con Monti. Voi avete deciso di sospendere un po' la protesta fino a quel giorno, però avete intenzioni forti, cioè quelle comunque di far circolare la merce siciliana, ma di bloccare quella in entrata e in uscita dalla Sicilia, così? Ma è normale che se qualcuno non ci ascolti dobbiamo in qualche modo difenderci. Se il governo è assente, quello regionale fa le passeggiate a Roma e non porta i risultati, non potremmo stare all'infinito con le mani in tasca a guardare. La marineria è completamente ferma, vero Presidente? Il Presidente della marineria di Porto Palo. Sì, allora io ho avuto dei contatti anche con i rappresentanti delle altre marinerie siciliane e noi proseguiamo nello sciopero chiaramente all'interno del movimento con i trasportatori e con anche gli altri aderenti. Noi proseguiremo e a differenza di loro che consapevolmente faranno ricircolare le merci, noi invece aspettiamo proprio l'incontro che avrà il governatore con Fermi, noi non molliamo gli ormeggi. Noi Ecco, Vania, questa è la situazione qui in Sicilia, ci sarà questa sospensione, ma insomma qui la lotta vogliono sicuramente portarla avanti e noi vi daremo conto di questa cosa anche nei prossimi collegamenti, anche per capire nell'assemblea che sta per costituirsi che cosa decideranno. Abbiamo più volte chiamato Ferro, lo abbiamo invitato a venire a parlare qui con noi, ma non siamo mai riusciti a trovarlo e quindi aspettiamo anche che lui eventualmente si faccia
faccia vivo con noi e forse anche con il resto del movimento. Ecco, questo è anche un appello via TV che gli mandiamo, Enrica. Grazie alla nostra inviata Enrica Agostino. Quindi Ferro, se vorrà farsi vivo con la nostra inviata, con la nostra redazione, siamo naturalmente a disposizione per sentire il suo punto di vista su questa vicenda. Ora, assolutamente sì. Aggiornamenti sulla situazione del traffico con la nostra Agostini, ci collegheremo più tardi. A tra poco.